L'inno argentino subito per David Cesar David Krenz. Adesso l'inno di Mameli per Fabio Turchi, eccolo qua Fabio Turchi da Firenze, classe 93. Grande determinazione sul volto di Fabio Turchi, ancora imbattuto Fabione, 11 match, tutti vinti, 8 dei quali prima del limite, e il primo titolo conquistato a fine anno a Scandicci, travolgendo in 6 riprese Maurizio Lovaglio. Fabio Turchi conquistò il titolo italiano dei pesi massimi leggeri. Mimmo Zambana procede alla presentazione dei due pugili. Vi dico allora che è questo un titolo abbastanza giovane, l'International Silver WBC, il battesimo nel 2011 a Sant'Angelo in Vado, e c'era anche quel giorno Sport Italia, ricordo la gioia di Mirko Larghetti che a due passi da casa fu il primo campione e sconfisse il maggiaro Hubert, ultimo campione il belga Riyad Mehri. Il titolo è fermo dal dicembre del 2015, da quel giorno viene rimesso in palio dopo 19 mesi. Ricordo ancora che nel main event di un anno fa qui al Trofeo Carnera Orlando Fiordigilio batté Carmelito De Jesus e conquistò il titolo intercontinentale IBF per la categoria dei pesi super welter. Anche Fiordigilio, seppur nato in Campania, in sostanza un toscano perché vive da molti anni ad Arezzo, insomma ci attacchiamo anche alla cabala. Certamente Fabio Turchi non deve aver paura di uno come Krenz, se punta all'America, se punta a grandi obiettivi. Però insomma ci sono tanti anni di differenza che vogliono dire anche tanta esperienza in più. Questa mattina ho sentito Fabione, è consapevole dell'impegno di questa sera, si aspetta un argentino che cercherà di fare il colpaccio nelle prime riprese. Lui cercherà di boxare con intelligenza, con lucidità e di salire di ritmo progressivamente. Per Fabio Turchi è il secondo match titolato in carriera, il primo per un titolo internazionale, per cui per la prima volta in carriera potrebbe dover combattere 12 riprese. Questa è magari l'unica incognita. Fabio Turchi che combatte al Memorial Carnera, o Trofeo Carnera che dir si voglia, per la seconda volta. C'era anche un anno fa quando risolse la pratica in un solo round. Eccoli qua i due e tutto pronto per ciò che riguarda il peso. 90.3 per Turchi, 90.3 anche per l'argentino Krenz, che insomma è un po' più stagionato, è del 79, Fabione del 93 e compirà 24 anni il prossimo 24 luglio. Sì, all'angolo di Turchi il papà Leonardo, Cristiano Mazzoni, Roberto Luminati. Eh sì, è tornato ad allenarsi alla Boxing Club di Firenze per i fiorentini, la palestra della Montagnola all'Isolotto. È iniziato il match, calzoncino rosso-nero per Krenz, calzoncino bianco-nero per Fabio Turchi. A naso, questo è un match, Stefano, che difficilmente arriverà al dodicesimo round.
Sì, soprattutto per quelle che sono le doti di esplosività del nostro pugile. Qui è bravo l'argentino a sorprendere Turchi con un buon diretto sinistro. Però insomma, ecco, non ci nascondiamo, Turchi è sicuramente uno dei pugili sul quale il settore pro sta investendo maggiormente, perché è un pugile completo, è un ragazzo molto determinato, sa bene quelli che sono i suoi obiettivi, ha avuto il coraggio di lasciare un'ottima carriera dilettantistica proprio per cimentarsi sul quadrato tra i pro, e questo gli fa chiaramente molto molto onore. Eh sì, per emulare insomma le gesta di papà Leonardo, ex campione d'Italia per la categoria dei pesi medi. Fabio insomma un fisico diverso dal papà, più strutturato, più alto, più pesante. Iniziato il match da un minuto, fasi sostanzialmente ancora di studio, in un match dove però assolutamente il KO sembra nell'aria. Sì, l'argentino tra l'altro, se ha un limite, a quello forse proprio della resistenza ai colpi, no? Ha subito 7 KO nella sua lunga carriera, anche tante vittorie, ma anche 7 KO che probabilmente qualcosa stanno a significare, per cui penso che Turchi dovrà appunto aspettare il momento giusto e cercare diciamo in canna i colpi per buttare giù l'argentino. Naturalmente dovrà insomma fare molta attenzione, perché Krenz è uno da 22 vittorie e 13, non poche, sono arrivate prima del limite. Per Fabio insomma 8 su 11 e prova la prima accelerazione. Krenz però con astuzia era subito molto lontano. Tra l'altro fisicamente è un colosso questo argentino, 1,96 m, molto molto alto, e anche questo ecco è un piccolo svantaggio in partenza per Fabio, che è abbastanza alto, 187, ma quest'oggi si trova a rendere una decina di centimetri al rivale. Stesso peso, 93,5. Sì, poi sai, in queste categorie di peso un pugno può fare la differenza e cambiare l'esito del match, per cui Fabio è il primo a rendersi conto che dovrà costruirsi l'eventuale vittoria, e questo è il nostro auspicio, round dopo round, senza farsi prendere da una frenesia eccessiva. E per il momento cerca di lavorare un po' ai fianchi un avversario. Sì. Calcio destro e doppiato da un diretto sinistro. Match ancora assolutamente alle fasi di studio, cerca di non scoprirsi troppo, resta in attesa David Krenz, che abbraccia molto lungo e magari cercherà di sfruttare anche questo fatto. Anticipa qui bene Turchi con il destro dalla media distanza. Se ne va un primo round sostanzialmente equilibrato. Sì, equilibrato, una ripresa, la classica ripresa di studio, però diciamo che già si sono potute vedere alcune caratteristiche dei due pugili. Insomma, l'argentino un po' più lento cerca di sfruttare le sue leve più lunghe, e Turchi sta studiando il suo avversario per cercare di sfruttare la sua maggiore esplosività. Fabio Turchi, che sembra aver fatto del montante al corpo il suo marchio di fabbrica, ci ha già chiuso più di un match, e poi molto bravo a portare là sotto sia il montante destro che il montante sinistro, pur essendo tendenzialmente un mancino. Fabio Turchi è molto migliorato nel corso del tempo anche con l'altro braccio, e questo è un dato sicuramente importante. Tutto pronto per il secondo round. Credo che Krenz abbia visto qualcosa di Turchi in video e cercherà proprio di non farsi sorprendere, in particolare dal montante sinistro che Fabio potrebbe provare a portare verso logicamente il fegato dell'avversario. Secondo round che è dunque appena iniziato, e match che deve quasi ancora iniziare dopo una prima ripresa di molto studio. Sì, Turchi questa mattina ci diceva come ha fatto molto sparring anche con molti allievi di MMA, della palestra dove si allena, anche molto con Tonichev. Peraltro, tra l'altro, è un ragazzo che sta sempre in grande attività, insomma ha combattuto per l'ultima volta a giugno, per cui comunque è un ragazzo di 23 anni, dal fisico solido e integro. Con pazienza Turchi insomma aspetta che venga un po' sotto anche Krenz, ma fa bene così. Eh sì, un match importantissimo per Fabio, e giustamente cerca di non strafare, prova qui a forzare col montante al corpo. Molto concentrato Fabio, mi sembra comunque
non vuole sprecare energie, non vuole sprecare colpi. La sua è una box di qualità. Intanto un destro dritto, forse anche sotto la cintura da parte di Krenz, che si è subito scusato. Qui il diretto sinistro verso lo stomaco da parte di Turchi. Match che ancora non si sblocca, ritmo molto basso, ma poca intensità. Guardia molto raccolta quella di Turchi. E ha pazienza Krenz, è un pugile esperto e vuole fare forse un match d'attesa per poi provare all'improvviso a fulminare il rivale. Sì, probabilmente sta come invitando il pugile italiano a scoprirsi. Per provare poi a incontrarlo, magari a freddarlo con un montante, insomma, con un colpo d'incontro. Già nell'ultimo minuto del secondo round, combattimento che fatica comunque ancora a decollare. Tiene il centro del ring Turchi, gli sta frontale Krenz, non avanza di un centimetro. Si ha cercato di sorprenderlo, sì, con un gancio largo destro. Bravo l'argentino a fare un passetto indietro. Si sta molto attento a rimanere comunque fuori dalla portata dei colpi dell'avversario sino a questo momento Krenz. Qui altro sinistro diretto verso lo stomaco da parte di Turchi, che Krenz comunque riesce ad arginare. Ultimissimi secondi di una ripresa è comunque abbastanza difficile da assegnare a uno dei due, al limite a Turchi per una, insomma, maggiore attività, ma il match è ancora assolutamente bloccato. È un match bloccato, ma sai, è un match internazionale, si devono ancora sostenere tanti round, un colpo può fare la differenza. Sta mantenendo un po' fede a quello che ci aveva confidato questa mattina, per lui è importante avere pazienza, macinare chilometri, fare esperienza, non avrebbe senso attaccare alla garibaldina contro un pugile che ha una grandissima esperienza. E quest'oggi d'altra parte c'è per Fabio Turchi la possibilità di conquistare il primo alloro internazionale in carriera, di risalire posizione in graduatoria WBC, e visto che, insomma, è stato appena sottoscritto questo accordo con Evander Holyfield e Fabio a fine settembre sarà a New York a combattere, sarebbe un delitto, ecco, arrivare a New York con una sconfitta sulle spalle. Sta lavorando molto bene Mario Loreni, probabilmente Turchi sarà il primo, esatto, non sarà l'unico di alcuni pugili importanti del team di Mario Loreni. Parliamo anche di Obadi, di altri pugili anche under 23 sul quale il manager italiano sta investendo molto. Mi sembra un'ottima strada proprio per, anche in termini di visibilità del pugilato italiano. Terzo round che è dunque appena iniziato, in palio ricordo a Sequals il vacante titolo internazionale Silver WBC della categoria dei pesi massimi leggeri. Mi sembra un Turchi un po' più convinto a esprimere il suo pugilato più istintivo. Sinistro a cercare lo stomaco, sta provando a forzare adesso un po' i tempi e il ritmo. Il 23enne, sarà 24enne tra una decina di giorni, Fabio Turchi. Invece sempre totalmente guardingo Krenz. Si limita ad allungare i colpi e arriva il sinistro allo stomaco, lo ha sentito Krenz. E però sembra essere, insomma, un duro, sembra almeno per ora tenerli benissimo i colpi sotto. Sta prendendo confidenza comunque col suo avversario, mi sembra un Turchi che una volta, ecco, fatte passare le prime due riprese sta cercando di imporre il suo pugilato. E pian piano, eccolo ancora, qua, quel montante, sì, lo sente una... questo sì, lo ha sentito, ha cambiato per un attimo espressione, ha sbuffato l'argentino Krenz. Adesso sta facendo un po' più di pressione Turchi e soprattutto ha già messo un paio di bei montanti a segno. Sì, più che altro non ha preso lui neanche un colpo, insomma, sta boxando con la massima efficacia, insomma, non sta sprecando colpi, non sta prendendo colpi, sta aspettando il momento opportuno, sta boxando con intelligenza. Si sta muovendo pochissimo Krenz, qui col diretto destro era partito e poi ci ha messo anche il sinistro Turchi, si era però chiuso Krenz.
proprio in totale attesa. Questo però non ha il destro un po', sempre un po' basso l'argentino, forse proprio per coprirsi dal montante sinistro di Turchi, ma questo poi lo lascerebbe comunque scoperto per i colpi alla figura. Vediamo se riuscirà a doppiare i colpi e magari sorprenderlo con un bel calcio sinistro al volto. Certo, mai fidarsi in queste categorie di un pugile che sembra remissivo, quasi fermo e messo lì. Sta aspettando Krenz che Turchi sbagli qualcosa che gli conceda, insomma, qualche occasione per provare a fulminarlo. Mai fidarsi di un pugile quando è così, insomma, lento, così quasi sembra passivo sul ring. Buona ripresa, questa è una ripresa che credo si possa, Stefano, assolutamente sì, assegnare a Fabio Turchi. È la prima ripresa che è giusto assegnare in maniera netta all'italiano. Una bella serata comunque questa di questa sera, è una delle prime serate delle prossime che riguarderanno i pugili italiani professionisti in appuntamenti importanti, no? Ricordiamo brevemente il 24 luglio De Carolis a Roma per il titolo Italico internazionale, sì, in una cornice di eccezione. Ci sarà anche il rientro di Valerio Ranaldi. Il 5 agosto poi Giacono contro Sam O'Mason, il pugile britannico di 27 anni con una sola sconfitta e 14 vittorie per la difesa dell'internazionale IBF. Il 16 settembre in Spagna Felice Moncelli, un grande match, una grande occasione per il pugile barese della BBT Promotion che combatterà per il mondiale silver in Spagna nei categoria super welter. Insomma, tanti appuntamenti aspettano al varco i pugili italiani pro. Eh sì, quarta ripresa intanto appena iniziata, subito il montante sinistro a cercare il fegato di Krenz da parte di Turchi, che sembra andare in crescendo. Le prime due riprese un po' col freno a mano tirato contro un avversario che continua a rimanere ultra guardingo, ha già fatto qualcosa nel terzo round e sembra essere partito abbastanza forte anche in questa ripresa numero 4. Comincia ad avvicinarsi, eccolo là, ancora pizzicare col montante sinistro. Sì, molto bello questo movimento, due destri, spostamento laterale, gancio sinistro sotto e montante sinistro sotto. E adesso però cerca anche il montante destro, ma verso il mento di Krenz. Lo sta facendo soltanto Turchi il match. Ecco qua, ancora, sì. Si è appoggiato alle corde, sta cominciando a soffrire tutti questi montanti al corpo Krenz. Comincia a caricare i colpi e mi sembra che li senta l'argentino. Passi molto lenti Krenz, mette fuori ora il diretto sinistro. Più reattivo anche nella fase difensiva, comunque Turchi si sposta velocemente con piccoli spostamenti laterali del tronco e riparte subito sfruttando tutto il peso del corpo per scaricare dei colpi che cominciano a farsi sentire. Deve avere, come avevi giustamente sottolineato già dall'inizio questa sera, anche pazienza Fabio Turchi. E sinistro e destro tutti e due sotto. Tiene, ma li ha sentiti anche questi. Eccolo qua, gancio destro e montante sotto al fegato. Va giù Krenz, il marchio di fabbrica di Fabio Turchi si alza Krenz, ma è barcollante, malmesso il 37enne argentino. Ce l'ha lì adesso Turchi, di nuovo questa va di nuovo giù fare. Va di nuovo giù Krenz. Montante destro dall'altra parte verso la milza, sembra getta finita. Getta l'ascitomano. È finita la vittoria di Fabio Turchi. Grande vittoria di Fabio Turchi, il suo marchio di fabbrica demolito dai montanti al corpo di Fabio Turchi Krenz. Fabio Turchi conquista il titolo internazionale Silver WBC. Un'altra vittoria con la V maiuscola di forza. Prima del limite, bravo, bravissimo Fabio Turchi. Bravissimo Fabione, l'avevamo detto, ha chiuso il match quando ha voluto, ha studiato l'avversario, è stato lucido e cinico poi, al momento giusto è partito con il suo marchio di fabbrica, il montante al fegato, e poi per par condicio ha voluto far limare anche alla milza per non fargli mancare nulla. Una grandissima vittoria di Fabio Turchi. E conferma tutto il bene che si dice di lui. Fabio Turchi che può adesso fare le valigie, andare a conoscere i ring statunitensi con il sorriso sulle labbra da neo campione internazionale Silver WBC dei pesi massimi leggeri, il sorriso sul volto di Fabio, il
primo titolo internazionale in carriera. Insomma, era un match difficile perché aveva tutto da perdere in sostanza quest'oggi Fabio e nulla da guadagnare. Non poteva, non doveva sbagliare, non lo ha fatto e soprattutto ha vinto come meglio non avrebbe potuto. Lo ha fatto nel migliore dei modi, non ha preso un colpo, ha dimostrato una grande intelligenza anche tattica, è stato bravo ad aspettare, 23 anni, oggi ha combattuto come un veterano e poi ha fatto appassionare i tanti tifosi che questa sera stanno qui e che hanno goduto di uno spettacolo importante. Bravo Fabione. So che quest'oggi, insomma, per averci vissuto una trentina d'anni, per esserci cresciuto a Firenze, so che tanta gente a Firenze sta seguendo questo match in televisione. Sono felice del fatto che Fabio Turchi abbia in questi giorni trovato ampio spazio anche sui quotidiani fiorentini, anche su quelli insomma più prestigiosi, e qui stiamo rivedendo proprio il KO, questo micidiale montante alla Mirza, ma il match l'aveva già quasi vinto con il primo montante, quello il suo montante sinistro al fegato, il timbro di Turchi, il suo marchio di fabbrica, è stato una pura formalità mettere il secondo e, come hai ben detto, non si è fatto mancare nulla, lo scosso al fegato, scuotiamolo anche dall'altra parte. Bravo, molto bravo Fabio Turchi, che migliora di match in match. Ma sì, insomma, ecco, vedere un pugile italiano a 23 anni vincere con questa determinazione. E questa è la fidanzata di Fabio Turchi, che tra l'altro è una campionessa di K1, insomma, assolutamente lo supporta anche nella preparazione atletica, la mattina si allenano sempre insieme. Insomma, una bella coppia, una bella immagine per il pugilato italiano. Un ragazzo dalla faccia pulita, Fabio Turchi, un ragazzo molto tranquillo, guardatelo qua, sorridente, insomma, una delle facce nuove del pugilato italiano, e pian piano sta diventando grande Fabio Turchi, e papà Leonardo accanto a lui, che è tornato ad allenarlo, può essere molto soddisfatto di lui. La proclamazione ufficiale per KO, diventa il nuovo campione internazionale silver della WBC, signore e signori, Fabio Stonecrusher Turchi! Fabio Stonecrusher Turchi, lo spacca pietre di Firenze, quest'oggi ha spaccato in due David Cesar Krenz, undicesima sconfitta per il pugile argentino, ed eccolo il momento nel quale Fabio Turchi si va a pregiare di questa cintura. Credo peraltro che adesso Fabio riceverà il premio che viene conferito ogni anno per ogni Memorial Carnera. Eccolo là, arriva questo bellissimo guantone. Eccolo qua, Fabio Turchi, va a lui il trofeo Carnera 2017 a consegnargli il trofeo. Sta per arrivare, lo vedete, questo signore con la camicia amaranto, è il nipote di Primo Carnera, si chiama Carl, l'ho conosciuto un paio d'anni fa ed era molto emozionato perché quella era la sua prima presenza qui al trofeo Carnera. Il bel momento dalle mani del nipote di Primo Carnera a quelle di Fabio Turchi, il 32esimo trofeo Carnera. Sorride anche papà Leonardo, cosa che non accade praticamente mai, segno che allora è davvero soddisfatto. Sta venendo da noi, sta venendo. E allora sta per arrivare Fabio Turchi ai nostri microfoni. Eccolo qua, che lo stanno per portare. Eccolo qua Fabio Turchi. E allora tengo il microfono, ma lo teniamo, ecco, a conforto della mia regia, lo teniamo fisso. Complimenti. Cominciamo allora, i complimenti innanzitutto, il timbro di Turchi, ancora il montante sinistro al fegato, poi ne hai messo un altro, ma insomma, per non farti mancare nulla, l'ho preso di qua, allora lo prendo anche dall'altra parte. Il match l'hai vinto in pratica con quel primo montante. Sì, avevo visto qualche match di Krenz. Avevo visto che i colpi alla cintura erano un po' il suo punto debole. Ho cercato, come dicevo alla vigilia del match, di partire con un match intelligente, onde evitare qualsiasi rischio che poteva correre nelle prime riprese. Ho cercato di alzare gradualmente il ritmo e è andata bene, sono contento. Stefano,
insomma, aveva ragione il tuo amico Simone a chiamarti spacca pietra, insomma, le due mani fanno male. Dai, i risultati mi stanno dando ragione, il soprannome mi si sta dicendo e sono contento. Hai fatto un po' quello che dicevi tu, insomma, hai voluto aspettare un attimino anche per prendere confidenza col tuo avversario, poi quando ha deciso di fare il match l'hai fatto e lo hai messo alle corde in una... Sì, io mi volevo soltanto assicurare appunto di leggere l'avversario, di bloccare i suoi colpi migliori, avevo visto che aveva un buon montante destro e poi sì, iniziare ripresa dopo ripresa a macinare. Allora vorrei un attimo coinvolgere, perché qui accanto anche papà Leonardo, insomma, per chi come me è cresciuto a Firenze è stato un mito Leonardo Turchi, era un personaggio assoluto, conosciutissimo, questi occhi azzurri, questo sguardo di ghiaccio. Leo, ti ho visto sorridere, accade raramente, credo che tu sia molto soddisfatto oggi. Guarda, sono rimasto molto contento, più che altro a seguire alla lettera ciò che avevamo preparato in palestra, perché avevamo parlato con gli spogliatoi, stavo veramente bravo. Senti, allora ci siete tutti e due, a questo punto Turchi goes to America, vai negli Stati Uniti, ecco, ci racconti quando sarà il debutto, se cosa puoi dirci, ecco, di questo accordo che ormai è ufficiale, puoi andarci col sorriso sulle labbra perché ti sei tolto un bel macigno con la vittoria di quest'oggi. Ieri ho firmato il contratto che mi legherà insieme sempre sotto l'egida di Mario Loreni. Ho firmato il contratto di 3 anni più 2 con una leggenda del pugilato mondiale, Van der Holyfield. E andrò in America, farò una tournée in America, ho un ottimo contratto, sono contentissimo. Il primo match dovrebbe essere i primi di ottobre, ancora non so data ufficiale e sede, però sono veramente contento e devo ringraziare Mario Loreni che sta facendo un grande lavoro con me e mi sta permettendo appunto di fare delle grandissime esperienze. Stefano, prego. Io ho una domanda, allora, al di là dell'esperienza che chiaramente devi accumulare anche tanti chilometri ancora sul ring nel settore pro, per diventare un grande campione a livello internazionale da un punto di vista tecnico dove pensi di poter migliorare, poter crescere? Ma diciamo sicuramente ancora devo immagazzinare appieno le mie potenzialità a livello mentale, sto crescendo match dopo match, sto prendendo consapevolezza, anche andare alla distanza non sarebbe stato un problema e penso che continuando a lavorare così insieme a mio padre e al mio preparatore atletico Donato Quinto riuscirò a mettere a fuoco tutte le cose che mi servono anche per battermi e vincere a livello internazionale. Per chiudere, Leo, quest'oggi diamo un voto molto alto a tuo figlio, no? Sì, innanzitutto volevo fare un ringraziamento. Prego. Ai miei due collaboratori, al maestro Cristiano Mazzoni, al maestro Roberto Luminati, certamente, che sono persone, oltre a essere molto competenti, persone molto umane, che ci hanno dato una grossa mano oggi e nei giorni passati. Niente, adesso fine settembre, primi di ottobre andiamo in America, facciamo il primo match e andiamo avanti. Fabio è solo all'inizio, ha dei margini di miglioramento enormi e andiamo avanti. Ne sono convinto anch'io, sei convinto anche te, Stefano? Sì, credo, no, ma è l'onore averlo vicino, insomma, approfittiamo di questa, certo, di questa fortuna. Ecco, quanto è stata importante comunque questa tua esperienza così ampia, così importante a livello dilettantistico, no? Cioè, grande coraggio a lasciare comunque la sicurezza di un pugilato dilettantistico, ma quanto poi ti è stato importante poi a livello poi anche pratico, a livello pro? Beh, la nazionale è una parte indelebile della mia vita, me la porterò sempre dietro, ho fatto delle grandissime esperienze e tutt'oggi ringrazio i miei maestri Maurizio Stecca e Raffaele Bergamasco che mi hanno fatto crescere tantissimo. Sicuramente il bagaglio tecnico e l'esperienza mentale che ho accumulato da dilettante mi serve e mi servirà anche in futuro per il mio proseguo da professionista. Ecco, la senti la responsabilità comunque di essere uno dei pugili sulle quali viene riposta la maggiore attenzione a livello pro? Ma questo mi fa molto piacere perché comunque il popolo italiano ha gradito tantissimo il mio passaggio tra i professionisti e comunque anche le mie performance sono accolte molto bene dal pubblico. Sono tranquillo, sto facendo il mio lavoro in modo sereno, in modo tranquillo e voglio arrivare più in alto possibile. E allora, su queste parole, prego Fabio. Vorrei fare dei ringraziamenti doverosi al mio sponsor Taxi Firenze, a tutto 99 Cent,
e a tutti gli altri sponsor, non li sto a nominare, tanti amici che ho a Firenze. E salutamela da parte mia a Firenze. Mando un saluto a mia mamma che mi sta guardando in TV, un saluto a mio nonno, a mia zia e a tutti gli amici. La tua compagna che fa una campionessa di K1, insomma, mia compagna, no? è una grandissima persona che mi aiuta tantissimo. Siamo complici in tutto, è un punto di forza per me. E allora, un bellissimo finale. Abbiamo qua il neo campione internazionale Silver WBC Fabio Turchi, che è pronto per l'America. Accanto papà Leo che lo allena e che è stato campione d'Italia dei pesi medi, una gloria del pugilato fiorentino italiano. Cosa c'entriamo io e Stefano Buttafuoco? Non si sa. Possiamo andarci a prendere una birra? Assolutamente, ce ne possiamo anche andare. Ce ne andiamo. Un saluto a tutti. È stata una bellissima serata a Sequal su un degno trofeo Carnera con un degno vincitore Fabio Turchi. Un saluto da Fabio Panchetti. E da Stefano Buttafuoco. E da Fabio Turchi e da Leo Turchi. Appuntamento alle prossime occasioni di Grande Box. Naturalmente su Sport Italia. Ha vinto Fabio Turchi.